Sono circa 130.000 le mascherine per la protezione personale arrivate dalla regione Emilia-Romagna e consegnate nella giornata di oggi dai volontari di protezione civile ai comuni piacentini. Una cinquantina di volontari ha attraversato il territorio, dalle località più lontane come Cerignale e Ottone, fino ad arrivare in città per recapitare ai municipi i pacchi con i preziosi dispositivi. Ora spetta ai singoli comuni definire le modalità di distribuzione ai nuclei familiari. Organizzati la giornata di ieri per cercare di essere il più tempestivi possibili, perché sappiamo che insomma c'è una certa attesa. Quindi devo dire che abbiamo finito, io personalmente ho dato l'ultimo pacco in questo poco, una mezz'ora fa al comune di Ferriere, l'ho consegnato io personalmente, e quindi sono anche contento che tutto è andato bene, perché riuscire poi non solo la parte logistica ma anche solo la conta delle mascherine, che non è stato semplice, perché si dovevano gestire anche alcune confezioni separandole per cercare di dare un'uniformità sul territorio. Sono state distribuite proporzionalmente in base agli abitanti e le modalità di distribuzione è facoltà dei singoli sindaci, dei singoli comuni, organizzarsi come meglio lo credono in base alle necessità del territorio. Una giornata di grande impegno per la protezione civile, ma anche di grande soddisfazione per il flash mob di ringraziamento davanti all'ospedale e per la visita dell'assessore regionale Irene Priolo alla sede attuale e a quella futura in fase di realizzazione a Montale, di cui i volontari sperano di poter usufruire al più presto.